Allora, abbiamo avuto una verifica dello stato di attuazione del patto per Napoli. Devo dire che è stato un incontro positivo all'insegna della concretezza, delle cose che si fanno. Abbiamo visto che alcuni interventi sono già partiti grazie al patto per Napoli potranno ulteriormente accelerare e completarsi. Penso per esempio agli interventi sulle linee metropolitane, che sono così essenziali per la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. Penso a interventi di valorizzazione culturale, tra l'altro anche collegati con lo stesso intervento sulle metropolitane, per esempio il progetto che il Comune sta portando avanti sul parco archeologico della linea 1 al municipio, altri interventi importanti che abbiamo programmato che devono partire presto e prevediamo che entro il 2017 saranno già attivati, il risanamento del quartiere delle Vele, uno di questi che in tempi rapidi vuole dare subito dei segnali molto concreti di intervento e di riqualificazione urbana. Poi ce ne sono diversi altri, anche sul versante della raccolta dei rifiuti, le nuove installazioni che hanno anche, come dire, consentono un miglioramento anche del decoro urbano, diciamo così, e non solo. Insomma, una serie di attività dell'edilizia scolastica che pure è destinata a partire in tempi rapidi, quindi concretezza, interventi in parte già in atto, in parte da avviare anche in tempi molto rapidi, che dove l'orizzonte 2017 è un orizzonte già in cui questi interventi troveranno ampia realizzazione. Poi ce ne sono altri di un po' più lungo respiro. Insomma, su tutto questo abbiamo fatto il punto. Mi sembra che questo spirito di competenza sia quello che serve per affrontare i problemi che stanno a cuore ai cittadini di Napoli, alla città, e su questo abbiamo constatato un spirito di collaborazione istituzionale importante. Sì, grazie Ministro, confermo, l'incontro è stato molto proficuo e molto utile. Noi eravamo presenti al massimo livello come Comune di Napoli e come città metropolitana, e che il patto per Napoli e l'esito dell'incontro di oggi consente di produrre un'accelerazione significativa su lavori strategici per lo sviluppo delle nostre comunità. Anche io vorrei rapidamente sottolineare come questo potrà produrre, attraverso la collaborazione di varie articolazioni dello Stato, insieme alla Regione, alla città di Napoli, un'accelerazione importante per la chiusura dei cantieri più importanti della metropolitana di Napoli, con risultati importanti già nel 2017. L'obiettivo che ci siamo dati di abbattere la prima vela e quindi arrivare alla cantierizzazione della zona entro l'estate del 2017, quindi prima dell'estate del 2017, questo è un risultato storico per la città di Napoli. Lo facciano insieme Stato e governo locale del territorio, insieme ai cittadini, è qualcosa davvero di molto importante. Il 2017 sarà anche l'anno che consentirà l'ingresso delle persone in modo stabile all'interno dell'albergo dei poveri, perché anche il finanziamento previsto dal patto per Napoli per il collaudo statico e per altri interventi di qualificazione consente, ci stiamo limitando solamente agli interventi per il 2017, in modo da far comprendere che il patto per Napoli è un acceleratore istituzionale per la realizzazione di opere di in rilevanza pubblica. I treni, un altro aspetto importante dove si può produrre un'accelerazione significativa, la raccolta differenziata, come ricordava il Ministro, anche qui le forniture potranno arrivare nel 2017 per il centro storico. Sono i contenitori di interramento dei rifiuti e quindi di arredo e decoro urbano, e poi partiranno tutte le progettazioni per le gare relative a tutti i lavori indicati nell'accordo che fu firmato appunto qui in prefettura qualche settimana fa per il patto per Napoli. Quindi oggi si è
costituito il gruppo di lavoro di cui fanno parte componenti appunto del governo centrale, della città metropolitana e del comune di Napoli. Siamo molto soddisfatti perché, come ho sempre sostenuto, la cooperazione istituzionale è assolutamente necessaria nell'interesse dei nostri concittadini e delle nostre comunità. Scusate, i colleghi che volessero fare le domande sono pregati di presentarsi, nome e cognome. È stata pregata la massima sintesi, non per scortesia, voi sapete che poi il ministro ha un successivo incontro, quindi dobbiamo in qualche modo confrontare tutto. Faccio appello alla vostra. Antonio Musella, fanpage, avete parlato anche di progetti specifici sulla sanità, Rione Sanità, e anche su videosorveglianza e lotta alla criminalità? Ho avuto un incontro prima dell'incontro istituzionale con esponenti di Popolo in Cammino, che sappiamo essere un movimento che è nato su vicende molto drammatiche del Rione Sanità. In quella sede abbiamo ragionato sulle tematiche del Rione, che naturalmente sono tematiche molto di fondo su cui dovremo ritornare. Il metodo Patto per Napoli, questo ho avuto modo di parlarne anche a Roma col ministro, è un metodo che ci vede soddisfatti e quindi si può allargare questa formula a nostro avviso anche a tematiche come le politiche per il lavoro e le politiche per la sicurezza urbana. Questa è una richiesta che viene dai territori, è una richiesta che anche noi facciamo propria, dato il livello di interlocuzione che abbiamo con la terza municipalità e col Popolo in Cammino, e che crediamo che questa formula di cooperazione istituzionale su obiettivi strategici sia il modo migliore per dimostrare che lo Stato su alcune tematiche è unito e insieme ai cittadini vuole dare delle risposte forti. Per continuare, scusate, su questi temi con Città San Nino di Repubblico, volevo chiedere al Ministro, al Sindaco, se quindi si fa, diventa più concreta l'ipotesi di un tavolo nazionale con più ministeri, un dialogo con il Comune sul tema della sicurezza, che significa appunto non solo repressione ma coesione sociale eccetera eccetera, e se avete riparlato di Bagnoli a proposito anche dei tempi lunghi della giustizia, che oggi hanno inevitabilmente irritato qualche magistrato, ma che è un tema secondo me su quella città devi discutere. Grazie. Sono due domande. Sì, è purtroppo sì, me le scusi. Allora, sulla prima, voi sapete che l'impegno del governo e di tutte le istituzioni sul tema della sicurezza è massimo, vedremo quali sono le forme migliori per sviluppare ulteriormente questo impegno e per darci il metodo più efficace di contrasto alla criminalità sul territorio. Per quanto riguarda Bagnoli, col sindaco a margine di questo incontro sul Patto per Napoli abbiamo scambiato idee e presto faremo un incontro qui a Napoli con il governo, con il commissario presente, il sindaco e il presidente della regione, di cui parlerò fra poco, andiamo sul patto campagna fra poco, quindi presto, molto presto, avremo un incontro per valutare tutto quello che stiamo facendo e ragionare insieme con un metodo analogo a quello del patto sul modo migliore per affrontare anche la tematica. Sulla sicurezza in realtà ho già risposto prima, se non per ricordare che è necessaria una forte cooperazione istituzionale. Questa è l'occasione per me per ricordare, visto che ci troviamo in prefettura, che il livello, signor Ministro, di cooperazione istituzionale nella nostra città è molto alto. Quindi col sostegno del governo centrale noi potremmo raggiungere risultati molto importanti anche nel contrasto alla camorra, chiamiamola di strada, quella che infiamma certe volte i nostri territori. Su Bagnoli, dove chiaramente permangono le divergenze sul tema del commissariamento, però apprezzo molto questa volontà che ci vede sulla stessa posizione di portare qui a Napoli, in questo stesso tavolo, il governo con la delegazione che ritiene nella sua chiaramente autonomia di portare, noi verremo con la nostra delegazione e parlare apertamente in modo franco di Bagnoli, sia per quanto riguarda le bonifiche. Ho voluto ricordare
al ministro che mi ha rassicurato che per noi è assolutamente necessario che siano bonifiche e non messe in sicurezza, e poi iniziare a parlare immediatamente, quando ce ne vedremo da qui a qualche giorno, già del piano di quella che sarà Bagnoli, che non potrà che venire allo stesso tavolo il governo nazionale, il governo regionale e il governo locale, che interloquisce fattivamente con i suoi concittadini. Aggiungo solo che sul tema bonifiche siamo in totale consonanza, per noi è essenziale che siano bonifiche integrali e complete. Posso? Sono Paolo Pozzo del Corriere. Volevo chiedere al sindaco un attimo un approfondimento ulteriore sulla vicenda Bagnoli. Al netto di quello che ha dichiarato, che insomma rimangono le divergenze sul commissariamento, ma l'incontro col governo qui in prefettura, quindi in una sede istituzionale, è un modo per superare questo problema o è un modo per riconoscere, diciamo, il commissario di Bagnoli, che comunque sedendosi al tavolo, lei sino ad oggi ha sempre evitato tutti i tavoli dove fosse presente Nastasi? So che a voi affascina molto questo tema, a noi affascina raggiungere, l'obiettivo. Come ho sempre detto, il ministro lo sa, perché con il ministro De Vincenti si è creato un rapporto corretto di rispetto reciproco, ognuno ha le sue idee, ma rappresentiamo istituzioni strategiche per il raggiungimento degli obiettivi. Per noi l'obiettivo è che Bagnoli finalmente abbia la sua bonifica e che del futuro di Bagnoli decida innanzitutto la città, in cooperazione chiaramente col governo nazionale e col governo regionale. Il ministro sa che la nostra posizione sul commissariamento non è cambiata. Sedersi attorno a un tavolo, il comune di Napoli che mantiene le sue posizioni, il governo regionale che ci avrà le sue posizioni e il governo nazionale che mantiene legittimamente le sue posizioni, lo sappiamo tutti qual è la divergenza sul commissariamento, mi par di capire anche dall'incontro, non vorrei interpretare in modo sbagliato il pensiero del ministro, ma lo sintetizzerei in questo modo, che anche nell'incontro che abbiamo avuto a Roma sul tema del commissariamento la divergenza è rimasta, come dire, intatta, cioè nel senso il governo ha ritenuto di fare quella scelta, il comune l'ha criticato, però mi pare di capire che col metodo patto per Napoli, che è quello del confronto, stiamo provando anche a studiare il modo di che le istituzioni dialoghino a prescindere dalle differenze istituzionali su alcuni temi, altrimenti l'impasse definitivo ricadrebbe esclusivamente sui cittadini. Per scongiurare ogni dubbio, la domanda un po' insidiosa seppur legittima, non c'è nessun riconoscimento da parte del Comune di Napoli della figura del commissariamento in quanto tale, cioè nel senso che noi manteniamo la nostra posizione di dissenso che rimane la stessa. Non abbiamo il potere, come dire, di escludere a un tavolo istituzionale di questo livello chi il governo di passereggio avrebbe altro. Naturalmente è chiaro che invece il governo mantiene la propria strategia, il commissariamento dal nostro punto di vista ha significato sbloccare finalmente dopo 23 anni di stagnazione, sbloccare finalmente la vicenda Bagnoli, avviare le operazioni necessarie a fare le bonifiche, ripeto dovranno essere bonifiche integrali, cominciare a lavorare al risanamento ormai molto avanti dell'arenile e cominciare a pensare a un progetto di rigenerazione urbana dove peraltro, ma questo il sindaco lo sa, abbiamo fatto tesoro proprio delle indicazioni contenute nel piano regolatore del Comune di Napoli. Io credo che qui dobbiamo, se noi stiamo sulle cose, e ripeto il mio giudizio sull'azione del commissario è estremamente positivo perché ha rimesso in moto la situazione, se noi stiamo sulle cose che si stanno facendo, io sono confido che alla fine troveremo il modo per una collaborazione istituzionale che, come diceva prima il sindaco, è al servizio dei cittadini. Quindi svilupperà l'azione che abbiamo avviato. Io non replico perché non roviniamo il clima del patto per Napoli. Mi fermo qua. Grazie. 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 Grazie.